Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi un nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook Le Fashion YouTuber, capitanate appunto dalla mia carissima amica Fortuna del canale Fortuna Fashion in Makeup, alla quale mando un grandissimo bacio perché come sempre ha idee geniali per queste collaborazioni. Bene, come sempre troverete nell'info box tutti i link di riferimento sia per quanto riguarda appunto il link del canale di Fortuna, ma poi anche il link del gruppo Facebook e di tutte le partecipanti a questa collaborazione. Il titolo è I miei fondi e cipre preferite. Appunto in collaborazione con le fashion YouTubers. Bene ragazzi, allora cerco di andare molto spedita anche perché io non ho tantissimi fondi preferiti, ne ho tanti in collezione e tanti per il lavoro, però chi mi conosce sa che io il fondo tinta lo uso veramente pochissimo. Però se proprio li devo usare ci sono alcuni fondi che a me piacciono veramente tanto. Il primo che vi mostro è il fondo della MAC che vi ho mostrato centinaia di volte. Sto parlando del fondotinta, quello in mousse appunto della MAC. Questo nello specifico è il colore medium beige. Come potete vedere, praticamente è terminato. Infatti, andrà messo nei prodotti finiti del periodo. Che dirvi di questo fondo? È un fondo veramente molto portabile, molto fresco perché essendo in mousse si stende perfettamente sul viso. Può essere stratificato per chi vuole una maggiore copertura. Ma per me, che non amo particolarmente appunto il senso di occlusione che può dare il fondotinta sul viso, è eccezionale perché mi dà proprio un senso di freschezza. E vi posso dire che anche pur essendo un fondotinta in mousse, a volte non necessita neanche di essere tamponato con la cipria. Allora, altro fondo diciamo che utilizzo quando lo utilizzo è il fondotinta, quello della linea Extra Lasting, sempre di Avon. Vedete anche questo, forse è una tonalità leggermente più scura rispetto al medium beige, perché essendo un fondotinta a lunga tenuta, appunto, io lo utilizzo magari nei primi periodi dell'estate, quando ancora voglio uniformare l'abbronzatura, quando ci sono ancora i rossori sul viso. Sapete che ancora l'abbronzatura non è uniforme, e appunto, proprio per uniformare il colorito del viso, vado ad utilizzare il fondotinta. E questo essendo appunto della linea extra lasting, quindi che ha una tenuta maggiore delle 8 ore, effettivamente si fissa sul viso e non va più via. Ottimo anche per quando lo utilizzo sul lavoro. È un prodotto veramente molto buono e a un prezzo eccezionale. Ma poi un altro fondotinta famosissimo sul web è il Bored This Way della Too Faced. Questa è una travel size. Che dirvi di questo fondotinta? Beh, penso che lo conosciate un po' tutti, è uno dei fondi più famosi che ci siano in circolazione, è un fondo oil free. Vi devo dire che questo fondotinta io non lo posso utilizzare d'inverno perché essendo senza olio, quindi comunque indicato per le pelli magari miste, da misti a grasse, l'inverno il viso tende a seccarsi un po', soprattutto nella parte centrale dove poi il viso è più esposto effettivamente alle intemperie, e quindi questo non fa altro che farmi evidenziare un attimino di più le pellicine. Quindi è un ottimo fondotinta magari per questa stagione, per chi usa anche il fondo in estate, quindi ottimo e consigliato. Questa è una travel size, ci sono le versioni full size che costicchiano, però effettivamente è un buon prodotto, quindi magari uno investe in un prodotto effettivamente che ne vale la pena. Ma poi passando alle cipre, vi vado a mostrare la prima che è la Avon Mix, Avon Magix, qui scusatemi, ed è la cipria quella fissante, quella bianca che serve appunto per fissare il make-up. Un'ottima cipria, mi trovo veramente molto bene. Anche in ambito lavorativo non rimane il viso bianco perché ci sono alcune cipre che lasciano il viso bianco perché essendo appunto bianche, quindi tendono a sbiancare un po' il viso, mentre questa no, comunque rimane abbastanza trasparente e quindi tranquillamente non rilascia questo effetto bianco. Infatti è un HD finish powder, quindi assolutamente indicata anche per appunto degli shooting fotografici, oppure se uno deve sottoporsi comunque a una cerimonia, un evento, e quindi deve indossare la cipria. Questo non lascia quel brutto alone biancastro che a volte si vedono su tante fotografie. Un'altra cipria sempre bianca è la All About Matte di Essence. Questa è una fixing
compact wood, anche questa famosissima, a un prezzo veramente molto basso, guardate, è bianca, però una volta stesa sul viso appunto diventa trasparente. Questa serve appunto per fissare il trucco, ma anche a mattificare, quindi se avete la pelle che si lucida facilmente, con questa cipria appunto si evitano gli spiacevoli effetti lucidi durante la giornata, quindi anche pratica da portare in borsetta per dei ritocchi. Ma il top del top, ragazze, per me, appunto, che sono una truccatrice professionista, secondo me il top appunto in questione è la cipria di Kryolan. Questa è la TL numero 11, che praticamente, guardate, è una cipria che sembra leggermente colorata, guardate qui, è leggermente beigiolina, però praticamente è una translucent, praticamente fissa il trucco perfettamente, non lascia luni biancastri, quindi è la cipria per eccellenza appunto per quanto riguarda il make-up professionale, il make-up che deve durare tutta la giornata, se si truccano appunto delle spose, degli invitati a delle cerimonie, comunque per set fotografici, trucco teatrale. Quindi chi conosce Kryolan sa benissimo che parliamo di un marchio toppissimo a livello appunto teatrale e cinematografico. Una cipria che va bene, cioè secondo me va bene anche con gli incarnati scuri, perché appunto va soltanto a fissare e a uniformare il fondotinta, ma poi con questa si possono fissare anche i camouflage, per nascondere poi cicatrici, tatuaggi, eccetera, eccetera. Comunque, ragazze, questi erano sia i miei fondi che le mie cipre preferite. Mi raccomando, ricordatevi di passare da tutte le partecipanti a questa bellissima collaborazione. Ringrazio come sempre Fortuna per darci l'opportunità, di partecipare tutte insieme, a questi video veramente molto interessanti. E io, come sempre, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!